Signori, bentornati in un nuovo episodio di Resident Evil 2 Remake. Nell'ultimo episodio abbiamo trovato il lanciafiamme, distrutto il boss che avevamo già affrontato solo in sembianze più incazzate. Fortunatamente ce la siamo cavata benissimo, anche se siamo morti un paio di volte, però l'abbiamo ucciso sprecando il più possibile meno colpi. Andremo al Nest con la funicolare. Il braccialetto e lascia passare. Bene. Dove l'hai preso? In prestito. Comunque ci siamo quasi. Però ce l'abbiamo fatta, anzi, a battere quel boss lì senza troppe chissà che cosa. Io salverei in un modo incredibile. Ok. E mi porterei dietro, dato che qui abbiamo fatto il boss. Ma sì, qua penso non ci sia più niente. Io mi porterei la regina, il re. Ma posso riprenderle tutti? Ah, la porta rimane aperta. No, sti cazzi. Me li prendo tutti questi qui. Allora, per adesso li poso. Però potevano servire. Questa la poso, questa me la tengo. E lanciafiamme lo poso pure. E queste le depositiamo. Così se servono le possiamo recuperare da una safe room qualsiasi. Magari ce n'è una più vicina. Ah, maledetta gamba. Lascia che ti aiuti. No, non sono la tua ragazza. Attenzione. Ma lo sarai presto. Non ti preoccupare. Che attraversiamo qui. Come va la spalla? Peggio di come sembri. Che bella coppia. Entrambi con un piede nella fossa. Ah, vedi, non sono la tua ragazza, poi mi dice che bella coppia. Lo fai apposta. Dove cazzo stai andando? Di lì? Ah, devo andare di qua. Ah, era qui, giusto, ha ragione, la funicolare. Lei può passare da questa porta, noi non potevamo. Qua esplode tutto. Aspetta con calma, fammi controllare se qua c'è qualcosa. Potremmo non tornare più, quindi preparati, Leon. Ci sono pronto. Questa vettura è diretta al Nest. Non uscire fino a destinazione raggiunta. Wow, raga, mamma mia, sto Resident Evil quanto è figo. Non vedo l'ora di provare il 3, faremo anche penso? Il 3. Non vedo l'ora che l'FBI mandi in galera tutti quei bastardi dell'Umbrella. Anch'io, ma sia chiaro. Questo non è di tua competenza. È un caso federale. Ottenuto il virus G, io me ne andrò. Ehi, Leon, ti fidi di me? E tu di me? Ecco. Pensaci, a quest'ora saresti morto. Già. Ho voluto fidarmi di te e ho fatto bene. Se mi porti il virus G, ti assicuro che non ci sarà mai più un'altra Raccoon City. Ada, l'hai detto anche tu. È un caso federale, non ho l'autorità. Ascoltami. Da sola non ce la faccio. Sei l'unica speranza che ho per chiudere il caso. Non ti posso abbandonare. Se ti attaccassero, se avessi bisogno... Oddio! Ce la farò. Non preoccuparti. Voglio andare fino in fondo. E voglio vederti di nuovo. Ho voglia di vivere, credimi. Siamo in arrivo al Nest. Colpo di scena! Io scherzo quando dico che me le trombo tutte, ma... Su, non abbiamo altro tempo. Ti servirà. Questa è la motivazione per andare avanti. Fatevi morire, Ada. Ok. Disinstallo tutto prima di completare il gioco. Leon. Conto su di te. Lo so. Guarda lì, quella iconità che qua è in mezzo alla merda. Braccialetto identificativo, sappiamo già cosa serve. Mamma mia raga, siamo ufficialmente all'interno del laboratorio del Nest. Praticamente il laboratorio di Umbrella, dove svolgono tutti i loro cose. E abbiamo fatto bene a portare gli spinotti elettrici eventualmente qui. Abbiamo la nostra cassettina. Non possiamo salvare, questa è la piattaforma funicolare. Qua non c'è nulla, in teoria, dove poter andare, se non questa porta che si aprirà sicuramente col braccialetto. Per sicurezza, attendere che le porte siano completamente aperte. Ok. Minchia, raga, per tre porte blindate. Attendere che le porte siano completamente aperte. A cagare. Godetevi la visita.
godetevi la visita. Sei proprio pazzo. Ok. Dove terranno il virus G? Da sacchetta. Registro stanza relax. Entrata le... ok. Questi sono orari di uscita. Sara Takashi. Cazzo, è la sorella di Kakashi, il maestro di Naruto. Orari di uscita dei visitatori. Questa è una safe room. Yodo. Qua possiamo eventualmente fare delle robe. Vediamo se questa si apre. Ok, stanza delle guardie. Colpi pompa. Yodo. Così, godo e basta. C'è ancora qualcosa, qua c'è una nota. Ah, è la mappa. Sì, e non c'è più niente. Ma abbiamo tutta la mappa del laboratorio, almeno di questo piano. Ok, qua c'era un'altra porta, l'unica. Però non ci dice dove va. Ma sappiamo che qui c'è un'altra porta che non avevamo visto, che collega a la mensa, le cucine, stanza relax, dove abbiamo visto gli orari. Magari troviamo qualcosa qui. Intanto già qua c'è qualcosa da prendere. Attiviamo la torcia, è incredibile. Del sangue. Brutto segno. Brutto segno. Guarda che atmosfera che ti dà sto gioco. Lei è un buon uomo. La voglio bene. Questa è la mensa. Quanti zombie sono? Uno. Due. Oddio, qua è pieno. Accesso consentito solo al personale autorizzato. L'accesso è vietato ai visitatori. Non abbiamo il braccialetto che ci autorizza a entrare lì. Qua, tra l'altro, non lo so, lo zombie è uno. C'è una scala. Ci può servire andare di qui, ma è pieno di zombie. Allora, o usiamo il pompa e pochi colpi. Però non avrebbe senso che ci siamo portati la pistola. Dai, fammi un critico. Vabbè, è a terra. E lui non può... Stanno alzando tutti. Dai, esplodici. Ok, munizioni. Guarda, questo è incazzatissimo. Guarda qui. C'è ancora roba qui. Cos'è? Una granata. E c'è ancora roba. Questa è viva, sicuro. Devo passare per forza di qui. Madonna. Oddio, cosa cazzo ho visto? Si è rialzato quello. Cosa c'è? È dall'altra parte. Dai, 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 veloce, 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 veloce. Ma c'era ancora qualcosa, però. Che due coglioni. Guarda, c'è la polvere da sparo e 200 cose di combustibile. No, 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 raga. Dai, due colpi pompa li spariamo e basta. A meno che... Aspetta, magari riusciamo anche a risparmiarli. Allora, uno è da questo. Vabbè, uno. Ok, si stanno alzando tutti, però. Che due coglioni. Devi morirci, hai capito? Oh, critico. Che due coglioni. Perfetto. E la polvere da sparo penso sia dall'altra parte, perché in teoria è qua. Ma noi qui la vediamo che è dall'altra parte. Perfetto. Vabbè. Potevamo, se esploravamo bene non c'era bisogno, c'era di passaggio. Peccato che te l'indica quando sei troppo vicino le robe. Abbiamo sprecato un po' di colpi, eh. Non male che qua ne stiamo trovando anche tanti, però c'è da dire anche quello. Ok, siamo nelle cucine. Qua c'era la polvere da sparo grande, che combinata con quella di alta qualità che già abbiamo, magari ci fa il doppio dei colpi pompa. Quindi secondo me, fin fine ne è valsa la pena. E abbiamo pure... Oddio, c'era quel... Madonna. Dove cazzo siamo qua? Che qua andiamo nella stanza relax. Dai, 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 che lui si chiude la porta. Ok, godo. Colpi pompa. Eh sì, ne è valsa la pena fare sta roba sicuramente. Cos'è? Chip elettronico. Questo sicuramente... Questo mi tornerà utile. Appunto, questo lo combiniamo nel braccialetto. E abbiamo l'identificativo livello 2. Questo cos'è? Minchia. Sembra qualcosa di importante qui. Armadietti, qua non c'è niente. Cos'è? Regolatore lanciafiamme, addirittura. Bene, il problema è lo zombie che c'è da questa parte. Bellissimo il laboratorio. Buongiorno, buon uomo. Che un cazzo di soldato questo. Gliel'hanno mai detto che lei è un uomo stupendo? Ok, questo possiamo evitarlo, dai. Non dobbiamo più passare di qui. Oddio! No, gli ho messo la granata. Vai via! Amore? È morto? Mica, gliel'ho messa in bocca. È detta così. C'è ancora qualcosa nella stanza relax. C'è la centralina elettrica. Da cui noi non possiamo fare più nulla. Però abbiamo... preso quel braccialetto identificativo che sicuramente ci tornerà molto utile poi. Ok, ci ritroviamo qui. Qua c'era una safe room. Dottor Lee,
Il direttore Cartwright la desidera con urgenza nell'area est. Vada a cagare. Questo qui per il momento dubito ci possa servire. Stessa cosa alla chiave. Allora abbiamo la polvere da sparo grande che io la combinerei. La combinerei con. Tanto aspetta, fammi prendere il lanciafiamme. Combiniamo. Eccolo qua, lanciafiamme. Ma sai che ti dico? Io poso tutta sta roba qua. Prendo di nuovo... No, vabbè, la pistola... La pistola, dobbiamo per forza. Vabbè, per adesso la depositiamo a sto punto. Dai, significa che non ne abbiamo bisogno, se non l'avremmo già fatto. Per adesso depositiamo. Allora, abbiamo il braccialetto blu e possiamo accedere a quest'area qui, dove mi auguro troveremo poi le risposte per riparare la centralina elettrica. Ok? Cosa attivo qui? Ah. Registrazione forze speciali. Il bersaglio si muove verso l'area ovest. Vorrà recuperare il virus G e l'agente antivirale. Qui Ghost, ricevuto. Ci vediamo al punto V3. Ricevuto. Qui Alfa, sono sul posto, ricevuto. Occhi aperti su per il bersaglio. Qui Alfa, vedo il bersaglio. Sta per aprire la cassaforte, ricevuto. Attendo il segnale. Virus G identificato, entriamo. Dottor Birkin deve venire con noi, Simo. Ma il bersaglio spero che sia quello che abbiamo già battuto. Dai, non mi dire che c'è un altro bestione ancora più. Qua ci vuole un altro braccialetto che noi non abbiamo. Addirittura a livello 4, noi siamo a livello 2 come braccialetto identificativo. Possiamo aprire quest'area qui, questi laboratori. Mamma mia, uno spettacolo sto gioco. Eppure quest'area qua. Accesso al ponte riservato al personale. Qua a livello 3. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è andare qui. Ok, qua dove stiamo andando? Non abbiamo manco la mappa di questa zona. Ah, siamo un po' alla cieca, eh. Ok, ci troviamo nella lobby. Tra poco startiamo su Warzone. Siamo in lobby. E qua cosa cazzo c'è? Qua esce della puzza di merda dall'aria. Ok, nella lobby qua c'è qualcosa da prendere. Intanto una pianta verde che tipo schifo, non è che ci fa tanto. Un'altra safe room. Ehi, ma basta. Minchia, quando niente, quando te le sparano così a 5 a 5. Polvere da sparo piccola. E qua non c'è più niente. Vabbè, la polvere da sparo piccola la possiamo posare. Pianta verde, aspetta. Abbiamo noi una blu, non ce ne abbiamo rossa. Abbiamo un mare di pianta blu. Allora, ci sono due porte che non so dove portano. Diamo questa. Oh, questa addirittura è chiusa. Quindi abbiamo soltanto questa. Il braccialetto. Ma cosa cazzo è? Lo vedo che ha il braccialetto. Merda. Cos'è successo qui? Me lo chiedo anch'io. È come se si siano mutate anche le piante. Perché comunque in queste cose sotterranee è normale che ci siano delle piante, delle coltivazioni, giusto per dare ossigeno nell'aria, no? Però è chiaro, guarda qui il coso dell'ombrella. Un PC. Accesso al computer riservato al personale dirigente. Qua solo un dirigente, quindi ci vuole quel coso. Però noi non possiamo prendere da questo lato, però. Ma se lo spariamo, ma non penso. Okay, ho provato, ma sapevo già. Qua c'è una porta. Guarda qui come non si riusciva ad aprire. Madonna. Non mi piace. Guarda lì. Qua è tutto mutato. Ma mi sta guardando? Oddio quanto sei inquietante. Polvere da sparo di alta qualità. Cos'è sto sound? Mamma mia. Oddio. Ok, però cadono, muoiono se eliminiamo i tre cose. Cioè, in teoria è la pianta che si muove con il suo corpo, non è il corpo. Ok, stordente, sala di controllo della serra. Ma non c'è tipo qualcosa da mettere di nocivo per uccidere queste piante? Cosa ho fatto? Cosa ho premuto? Vaporizzazione in corso. Ah, ok. Ma nel senso che si vaporizzano? Non è successo un cazzo. Cos'è? Contenitore. Fammi vedere. Contenitore vuoto. Un contenitore per disperdere varie soluzioni nella serra. Al momento è vuoto. Ah, ok. Abbiamo il contenitore che dobbiamo riempirlo, penso, di qualcosa di super nocivo. Per poi rimetterlo qui e, insomma, fare robe. Per adesso le abbiamo annaffiate noi, da bravi soldati. Quindi qua cosa c'è? Il sistema di nebulizzazione e il terminale di controllo. Aspetta. Questo è il sistema di nebulizzazione. Terminale di controllo. Ci vuole un codice, ma strano tra l'altro. Non sappiamo la soluzione. Allora, qua è chiaro che ci saranno tante robe. Intanto qua vedo già una pianta rossa che possiamo subito combinare.
E abbiamo un medicinale. Allora, qui c'è una porta di qua. Laboratorio test medicinale. Vediamo se qua magari troviamo qualcosa di super tossico. Sintetizzazione erbicida. Oh, questo ci serve a noi. Posizionare un contenitore vuoto nella macchina di riempimento. Aggiungere la quantità necessaria di Umbrella numero 21. Raffreddare immediatamente. La pianta 43 mostra una crescita stupefacente. Se dovesse verificarsi un qualche imprevisto, potrebbe essere difficile da controllare. In caso di incidente, sintetizzare l'erbicida seguendo le istruzioni precedenti per limitare i danni. Quindi qua ce l'abbiamo già. Ma sto coso è chiuso. È qua che creo il coso. Cosa sei? E via, demonio. C'è ancora qualcosa? Sì. Non so dove. Oh, polvere da sparo grande. Chiodo. Mamma mia, abbiamo troppa roba però, eh. Polvere da sparo, tutte ste robe qua. Ti stanno facendo capire che fra un po' devi sparare come un dannato. Vabbè, ci fa comodo. Per adesso noi stiamo prendendo i colpi di pistola. Stiamo esaurendo. Oh, qua c'è qualcosa, ma non so cosa. Aspetta, vediamo se poi usciamo, se ce lo aggiorna. No. Non ci dice cosa abbiamo dimenticato. Ma non è che questo qui il segnala. No, no, subito. E questo cadavere qua ambulante? Non si può fare niente. C'è ancora qualcosa però qua, mi dice. Il problema è cosa? Nel tavolo. Può essere c'è qualcosa sul tavolo. Qua c'è tipo un macchinario, ma... penso sia rossa perché dobbiamo prendere quelle cose lì. Vabbè. Eccolo qui. Godzilla. Ok, l'ultimo colpo. Se lo centriamo bene. Ok. Dai. Cos'è? Ah, la password. Facciamo che la prima icona è una chiave. Facciamo chiave, autostrada, scalini e chiave. Ci abbiamo il codice, ci abbiamo il codice. Allora, abbiamo detto chiave, autostrada, scalini e chiave. Non è questa? Ci sono rimasto di merda, raga. Pensavo di averlo fatto benissimo. Questo è ancora vivo? Ma rinascono così? Ma sembra questo. Boh, vabbè. Però dai, ce la stiamo giocando non male. Minchia, chissà se questo si apre con lanciafiamme. Magari bruciamo qua. Non lo sapremo mai. O magari da qui. No, qua è bloccato. È proprio la strada che ci serve. Ma mentre è strano che abbiamo quel codice. Scusa, qua il codice c'è, raga. Ma veramente. Abbiamo visto che... A meno che tipo al contrario, quindi 1, 2, 3, 4. Ah, devo mettere o fare enter, porco. Qua mi fa space conferma. Chiave, autostrada, cosa è chiave? Ma che cazzo? Quindi adesso che abbiamo il codice si è aperta quella cassa, mi auguro. Era una specie di cassa. Spero di stare star facendo le cose per bene. Guarda, ma rinascono ste robe qua, queste si alzeranno. Ah, era una botola, ok. Una botola che ci porta a fare inculopoli. Qua c'è qualcosa. Dammi delle munizioni della pistola, tipo che mi servono. Oh, polvere da sparo grande. Abbiamo due grandi. Mappa laboratorio, area est. Godo, godo. Si è sbloccato tutta sta zona qua. Sappiamo che comunque il virus è nell'area ovest. Ok. Qua c'è una porta che si apre. Ci ricolleghiamo in questo lungo corridoio. Qua abbiamo la sala server. Che sembra manca la corrente. Vaffanculo. Ok, chiuso. Più avanti. Mamma mia, se questi si alzano è un problema. Lounge. Colpi pompa. Ok, di pompa siamo messi bene. Qua c'è una pianta verde. Che potrei combinarla con quella blu, ma al momento non ce n'è bisogno. C'è ancora qualcosa. Cos'è sta roba? Trofeo. Che cazzo ci faccio col trofeo? Esamina. Trofeo. Un trofeo con la forma della struttura doppia elica del DNA. Oh, un altro codice. Un altro codice. Qua non c'è più niente. Qua c'è un'altra di quelle cose. Urf. Allora, per adesso non è male quello che stiamo qua ci dovremmo ritornare. Porco Dio, mi sono capito. Sono morto. Così. Dai. Ce ne sono due. Porca puttana. Allora, facciamo le cose con calma. Aspetta, combina. Non so se mi cura, ma... Ok, ti cura. Esplodi, cazzo di stordente. Ma
siamo morti. Io no, no. C'erano, raga, due leaker e quattro zombie. Dove stracazzo siamo? Mamma mia. Vabbè, ragazzuoli, io direi che ci possiamo salutare qua. Io recupero, insomma, tutto quello che avevo fatto. E poi nel prossimo episodio proseguiamo da dove ci siamo salutati. Quindi da quando abbiamo preso il trofeo. Alla prossima. Porca puttana.